grande squeeze sui mercati finanziari negli ultimi due giorni. Poveri a tutti quelli che non avevano coperto i loro short. Salve a tutti, Marco Casario qui, benvenuti a questo nuovo episodio di Trading Today, rubrica quotidiana in diretta che si occupa di condividere e commentare le principali notizie macroeconomiche, vedere come queste notizie impattano sui mercati. Beh, negli ultimi due giorni, ragazzi, chi ha mantenuto gli short pregando e sperando che il mercato, per tanti motivi, anche macroeconomici, potesse girare e eh, scendere dalla loro parte, eh, hanno Preso parecchie perdite. E infatti, negli ultimi due giorni, eh, se eh, andiamo a controllare eh, quello che è accaduto dal punto di vista di alcuni indicatori tecnici, soprattutto dal punto di vista dei fondi di investimento, eh, ci accorgeremo che eh, tantissimi sono stati squizzati, cioè squiz vuol dire spremere in inglese, sono stati spremuti. Sulle loro posizioni basse. Ragazzi, come ci siamo detti in, spesso eh, durante i mercati ribassisti possono esserci forti e potenti impulsi rialzisti, ritracciamenti rialzisti. Quello che a cui stiamo assistendo eh, è piuttosto eh, è piuttosto forte. Eh, ed è partito tutto quanto dal catalizzatore dell'ultimo appuntamento della FOMC dove i mercati hanno deciso di scommettere. Eh, su un approccio della banca centrale più eh, tranquillo, più dovice, e che quindi la, la parte più aggressiva della banca centrale è stata lasciata, eh, ce la siamo lasciata dietro le spalle. Sarà vero? Boh, io non ho la più pallida idea se sarà vero. Per fortuna, nel, nel mio processo di trading non devo sapere se sarà vero o meno, perché eh, gli short che avevo li ho, eh, ho chiusi del tutto, li ho ridotti, eh, quelli che mi potevo permettere, li ho ridotti ai, ehm, al minimo profilo di rischio e quindi posso permettermi di stare a guardare e capire che cosa ha, ha intenzione di fare il mercato, perché oggi è una giornata importante. Considerate, oggi è mercoledì prossimo, mercoledì prossimo ci sarà il Consumer Price Index, l'inflazione. Saranno le giornate importanti per capire effettivamente quale sarà il tono per i mercati finanziari vi direi fino a settembre, non mi aspetto che da metà agosto a fine agosto ci possano essere enormi sconvolgimenti, questo vuol dire che uh, le, le, le questioni uh, sul, sull'andamento uh, del, del mercato ce le stiamo giocando adesso, in questi giorni, col non far payroll di oggi, 14.30, subito dopo la diretta, uh, non far payroll e disoccupazione. E oggi ho fatto uh, stamattina un bel audio di svariati minuti, vi consiglio di andarlo ad ascoltare. Guardate qua, ve lo faccio vedere, l'ho fatto sul canale Telegram. E, um, 5 minuti e 40, in cui vi ho spiegato i tre scenari di oggi per il mercato uh, azionario, quindi quello che potrebbe succedere partendo da ragionamenti logici nel messaggio quello che vi dico è attenzione perché i mercati non sempre sono così logici tra l'altro vi ho fatto anche il post che vi ho promesso sul questa mattina ve l'ho fatto non sono riuscito a farlo ieri pomeriggio ragazzi ma su uh, alcune aziende in un settore che è molto promettente e interessante in questo periodo quindi se non siete iscritti iscrivetevi al canale telegram andate a vedere questi due post e um, perché che cosa può succedere oggi Beh, oggi abbiamo il non far però che è posizionato come consenso, quindi le aspettative. Ragazzi, le aspettative dei dati macroeconomici, lo dico perché me lo aveva scritto qualcuno di voi um, um, qui in chat tempo fa, le aspettative non vengono date e dettate dal mercato, ok? Ci sono analisti economici, analisti finanziari, e le cui opinioni, ben, opinioni e modelli matematici vengono raccolti e quello ci dà il consenso, cioè quello che si aspettano l'insieme di tutti questi analisti. Oggi per il non far però si aspettano 250.000 eh, ehm, nuove buste paghe aggiunte, con una eh, disoccupazione che si riconferma al 3,6%. Ora, 3,6% è bassissima come disoccupazione. Ieri vi ho spiegato perché la Fed sta guardando questi numeri molto da vicino perché se vuole e eh, non se vuole deve ce l'ha detto e ce l'ha strillato in tutti i modi i mercati possono voler sperare e capire qualsiasi cosa ma su una cosa la fed è stata chiara e inequivocabile capire non ci sono interpretazioni non ci sono spazi per interpretazioni e cioè quello che ha detto è che andranno avanti finché l'inflazione non si abbasserà e si ritornerà nei pressi del 2%. Faranno di tutto affinché raggiungano quell'obiettivo quell nel minor tempo possibile. Ora, l'unico modo per raggiungere questo obiettivo, ragazzi, è abbassare la domanda. La domanda in questo momento non si sta abbassando, lo abbiamo visto, non si sta abbassando alla velocità con cui vuole la Fed. Da che cosa lo abbiamo visto, Marco? È una domanda retorica che non mi aspetto mi facciate, ma vi, vi dico alcuni, alcune componenti che abbiamo visto. Beni durevoli non si sono abbassati. I, um, la disoccupazione non si è abbassata. Eh, le vendite al dettaglio non si sono abbassate. Eh, tutte queste, An ragazzi, uscite e andate a vedere. Vabbè, ovviamente, eh, magari in Italia la situazione è sicuramente diversa, ma negli Stati Uniti i voli sono pieni. Gli alberghi sono pieni. I ristoranti sono pieni. La gente esce e spende soldi. E, e capite bene che questo non va bene per la Fed. Con questa fotografia la Fed non può fermarsi, deve inesorabilmente continuare. Addirittura ieri Bullard, eh, uno dei membri della FONC, ha detto che forse il 3-5% a fine 2022 è poco come livello di tassi e bisogna arrivare al 4%. Capite bene? Quindi guarderà molto bene il dato di oggi. Se il dato di... e, e, e quindi che cosa potrebbe succedere Marco? Ripeto, l'ho spiegato in questo audio e andatevelo a sentire perché eh, vi... opzione per opzione vi dice come potrebbe reagire il mercato, ma di certo il mercato che cosa vuole vedere? Ecco, eh, poniamocela da questo punto di vista la domanda. Cosa vuole vedere il mercato per eh, darsi una pacca sulla spalla e dirsi avevo ragione? Lo vedete che avevo ragione? E ragazzi, il mercato non è che vive di vita propria, eh? io lo eh, diciamo che gli do questa caratteristica umana, ma dietro al mercato ci siamo noi, noi, i grandi investitori, i grandi fondi di in investimento, gli istituzionali, sono, siamo noi e loro che muovono il mercato, no? E quindi il mercato per darsi una pacca sulla spalla e quindi continuare... A rimanere neutrale e rialzista, come è, ve l'ho fatto vedere ieri anche con il mio indicatore personalizzato sull'applicazione Quantist, che tra poco sarà disponibile per tutti, quindi non me lo dovrete più chiedere, quello che vuole vedere è un eh, dato sul mondo del lavoro che tende a eh, 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 non distruggersi, scusate, deteriorarsi. Non mi veniva la parola, cioè peggiorare, perché se peggiora quel numero, Vuol dire che la Federal Reserve che aumentano le probabilità che la Fed possa arrivare a, a, a fermarsi sul alzare i tassi, addirittura a tagliarli prima di quello che ci si aspettava. Ecco perché bad news is good news, come dicono gli inglesi. La, la cattiva notizia è una buona notizia. È, 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 di certo il mercato non si dà una pacca sulla spalla e probabilmente. Probabilmente, almeno dal punto di vista logico, se tutti questi ragionamenti che stiamo facendo sono veri, se dovessimo vedere, non so se succederà, ma se dovessimo vedere un numero che va ben al di sopra delle aspettative, magari si stampa 350 o magari va oltre il dato della precedente volta. Vi ricordate il mese scorso? quanto siamo andati oltre 375.000 buste paga aggiunto immaginate che si stampa un numero a 400.000 buste paga eh, beh il mercato secondo me un pochino se la fa sotto eh. gli hedge fund cominciano a dirsi cavolo, eh, eh, qui le cose non stanno andando come avevamo detto qui eh, la domanda con tutta questa occupazione ragazzi finché c'è lavoro la gente spende finché la gente lavora e ha lo stipendio la gente spenderà i soldi non è che la gente, la massa, parlo della massa, non quelli che stiamo qui, eh, quelli che stanno qui a cercare di capire come funziona l'economia, ma la massa non è che si sta preparando ad una recessione, si è preparata a questo inasprimento eh, della politica monetaria. No, la massa è contenta perché ha lo stipendio a fine mese e quei soldi li spende. È contenta perché può fare ancora debito perché con l'inflazione al 9% ancora gli conviene far debito visto che i tassi eh, reali, che sono la sottrazione tra i nominali e l'inflazione, sono per loro convenienti e quindi il costo del debito è reso dall'inflazione ancora conveniente e continuano a prendere debito pure per andare in vacanza, la gente, ragazzi, prende, fa debiti, non per comprarsi solo l'iPhone, per comprarsi l'orologio fico, per comprarsi la macchina, la gente fa i debiti per andare in vacanza, quando non se lo può permettere, lo fa se l'occupazione se, 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 se è buona, se la sensibilità che hanno, che è molto bassa sull'economia, è positiva, e, e quindi tutto questo deve essere frenato, i mercati che salgono, non gli piacciono alla banca centrale. Alla Fed. I mercati azionari che stanno salendo, non gli piacciono perché i mercati che salgono, creano ricchezza e questa ricchezza viene spesa, capite? Tra l'altro, tra parlando di livelli a cui siamo, siamo arrivati, volevo farvi vedere, facciamo un'analisi tecnica pura sull'SP 500, perché l'SP 500 è ritornato in un'area molto interessante. Quest'area noi l'avevamo già. Era già un'area chiacchierata qui nelle dirette, no? Andiamo un secondo a vedere, guardate, ve lo faccio vedere. Andiamo qui sull'SP 500, eccolo. Guardate un po' quest'area, metto il settimanale, ok? Perché voglio farvi vedere che il prezzo è arrivato qui dentro. La vedete quest'area qua? Quest'area, ragazzi, era stata utilizzata in passato. Come supporto, supporto che poi ha fatto arrivare il prezzo ai massimi storici. Vedete qui l'ultima volta, durante questo primo impulso ribassista, questa struttura è stata di nuovo per due volte, una volta qui e due volte qua. È stata usata, era marzo, eh, ragazzi, è stata usata come supporto nuovamente, ma per questa, questa volta è stata usata come supporto solo per un ritracciamento di un secondo impulso ribassista. E ora guardate qua, il prezzo è arrivato proprio dentro quest'area, ok? Il cui estremo superiore è intorno ai 4250, ok? Questa è un'area estremamente interessante, molto interessante vedere che quest'area qui, c'è il prezzo ci è arrivato ad agosto prima di due dati importanti, quello di oggi, il non far payroll. E quello di mercoledì prossimo che è il consumer price index quest'area ragazzi sarà un'area molto cruciale per il prezzo perché beh chi fa non serve un esperto di analisi tecnica per dirvi che il prezzo è ritornato come ritracciamento proprio su quello che prima era stato un supporto quindi se volesse continuare la sua discesa beh questo quello che prima era un supporto questa volta diventerà una resistenza Viceversa, se il prezzo dovesse mettersi sopra, immaginate che oggi il, il numero del non-fire parole dà un, un altro contributo all'entusiasmo che c'è sui mercati. Quindi si mette qui sopra. Beh, a quel punto, quest'area mi diventa un'area di potenziale supporto. Quindi diventa importante per non vedere il prezzo in breakout al ribasso. Quindi L'SP è arrivato veramente ad un momento importante e vi voglio far vedere un, oggi altri, un altro paio di grafici, eh, anche perché me, mh, torniamo un secondo sul giornaliero. Me lo chiedete spesso, no? Me lo chiedete spesso e, e, e spesso mi dite Marco, ma come posso vedere i tassi reali? Come posso vedere qua sul, sui grafici a che punto stanno i tassi reali? Quali sono i tassi aggiustati all'inflazione? Eh, credo che nel passato ve l'abbia già fatto vedere, però... Uh, ogni tanto vi, vi, vi fa comodo e oggi ve lo faccio vedere in un'altra ottica, cioè come i tassi reali stanno impattando su sui prezzi di alcuni sottostanti. Partiamo dal, uh, dai tassi reali: come li, li possiamo calcolare? Eccolo qua: US 10Y, quindi i rendimenti del decennale titolo di Stato americano non diviso, scusate, ma fatemi mettere la tastiera italiana, meno il T10YIE che è il 10-year break-even inflation rate. Eccolo qua. Questa differenza mi dà il tasso reale. Vedete che i tassi reali, guardate qua come sono aumentati, hanno raggiunto questo tetto, e da questo tetto stanno uh, flettendo. Tra l'altro, lasciatemi dire, se, questa, se dovessi fare analisi tecnica, si potrebbe, e ovviamente è solo così come esercizio, si, si è creato un teste e spalle. La testa, la prima spalla, si sta formando la seconda spalla e questa è la nostra neckline. Ok? Giusto così, come, come gioco di stile, eh? niente di più. Quindi, questi sono i tassi reali, ragazzi. Che, qual, qual è la corre, correlazione inversa che spesso vi, eh, vi, eh, vi dico con i tassi reali? Scrivetemelo qua, vabbè, non fate in tempo, ma ve lo faccio vedere io. Con loro, andiamo un po' a vedere se effettivamente esiste. Guardate un po' questa correlazione qua. Guardate. Qui sono si sono alzati i tassi reali. Questi sono abbassati. Qui si sono alzati i tassi reali. Qui si è alzato l'oro e qui l'oro è crollato. Vedete? Impulso rialzista dei tassi reali, impulso ribassista del gold. Interessante. Volevo farvi vedere un'altra cosa. Rimaniamo qua sui, ehm, sui tassi reali. Voglio farvi vedere come il valore del gold rispetto, quindi andiamo a misurare la forza relativa, il gold rispetto ehm, a, a, all'andamento del, 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 dei 10 anni con l'inflazione, quindi T10YIE, come si è mosso. Lo faccio vedere a linee perché tanto ci serve a linee. Vedete che, praticamente, ragazzi, non è andato da nessuna parte. Da aspettate, che faccio un po' di zoom out. Guardate come, praticamente, da marzo 2021 il prezzo dell'oro è stato incastrato dentro a questo canale qua. Non siamo andati da nessuna parte. Questo è l'andamento del prezzo dell'oro rispetto all'inflazione. Nessuna parte. Ve lo faccio vedere con, invece che col gold, con l'SP 500. SP 500, l'indice, ok? Eccocelo qua. Voglio farvi notare una cosa, come quanto è sceso, vi ricordate l'SP 500 rispetto al, a, al dollaro, semplicemente quanto è sceso, no? Di, uh, di, di minimi. Guardate rispetto a questi picchi qua. Ha fatto il, trend, il meno 30%, mentre invece, se andate a vedere solo l'SP 500 rispetto a, a, al dollaro americano, noterete che è circa il 23-24%. Quindi ha, ha, perso, uh, ha perso sicuramente di più. Questi sono ragionamenti che sono interessanti da fare, cioè vedere come i prezzi si sono mossi in base al uh, breakeven inflation rate. È molto interessante rispetto ai tassi reali come si muovono i, uh, i prezzi visto che siamo sui grafici fatemi tornare qua sulle candele fatemi andare su contest perché volevo farvi vedere andiamo qui su mercati panoramica volevo farvi vedere mettiamoci l'ultima settimana guardate qua l'energy il settore energy come è andato in negativo noi abbiamo mercati che stanno salendo ma il settore energetico è quello che sta facendo performance negative eh, più grandi di tutti. Guardate solo nella giornata di ieri che cosa ha fatto XLE? Meno 3,71%. Ve lo metto qua, guardate, eh. torniamo qua sul grafico, vi faccio vedere l'SP 500 di nuovo, aspettate che faccio un po' di zoom. Quindi vedete, bella cavalcata, rialzo dell'SP delle ultime giornate. Se io qui ci metto XLE... Ci metto New Price Sales. Guardate come l'SP è andato su e gli energetici sono scesi. Interessante questa dinamica. Soprattutto se la paragonate, cambiamo eh, time frame e mettiamo da inizio anno. Ragazzi, il settore energetico è quello che ha trascinato l'SP 500 da inizio anno. Ha fatto il 29% e vedere che adesso in Q3, proprio il settore che è stato più forte degli altri, si sta contraendo. È una dinamica piuttosto interessante. Che cosa fanno gli energetici? Andiamo a vedere le materie prime. Guardate qua il petrolio. Il petrolio, ragazzi, sta scendendo. Che cosa ci eravamo detti? Che il petrolio si è andato ad appoggiare ai prezzi di febbraio del 2022. Praticamente si è rimangiato tutto quello che ha fatto da febbraio 2022. 88 dollari siamo. Guardate come. È sceso, impulso rialzista è sceso, impulso rialzista è sceso. Ha sentito la media a 200 periodi, l'ha rotta ed è passato sotto. Non a caso il mio indicatore personalizzato e lo sapete perché lo, lo, lo vedete, ragazzi. Se andate sul, sulla newsletter di analisi tecnica eh, o sul eh, blog tutti i lunedì, eh, avete già, avevate già visto che il petrolio era in. Guardate il, il WTI in bearish. Guardate, torno indietro di un po' di settimane. Fatemi tornare indietro di eh, andiamo a vedercelo qui. Guardate, già l'11 luglio. Il petrolio era ribassista nel breve termine, guardate, BT bearish e, e continua ad essere ribassista. Uh, Loro, invece, abbiamo visto con i tassi reali, si è un po' risvegliato e si è riportato. Molto interessante questo movimento. Che aspettavamo da un po', eh, diciamoci la verità. Almeno io l'aspettavo da un po'. Questa gamba, questo impulso rialzista sul Gold. Si è messo sopra i 1800 dollari. Pure lui è tornato su una struttura importante perché è una soglia psicologica importantissima. 1800 dollari. Ci si è riportato proprio oggi. E guardate, non è un caso. Oggi l'oro, il Gold, vuole aspettare per decidere il prossimo movimento che cosa. Come ha intenzionato di, di posizionarsi il dato del non far parole la disoccupazione e molto probabilmente mercoledì il Consumer Price Index. Il dollaro che ehm, rimane sempre nel suo momento di ritracciamento di questo impulso rialzista qui che abbiamo visto, rimane dentro al rettangolo di attenzione, il primo rettangolo di attenzione, quello misurato con l'inversione di Fibonacci di questo impulso qua vedete che rimane dentro questo rettangolo giallo ne riesce ad approfittare pochino a dire la verità euro dollaro che continua a sentire al contrario questo quest'area che è delineata da questo impulso ribassista tra il livello 38 e 261 vedete che c'entra e ritorna giù c'entra e ritorna giù quindi anche il euro dollaro sta aspettando di prendere una posizione eh, chiara e, e posso dire la stessa cosa di GBP USD, l'abbiamo visto ieri, no? il pound nei confronti dello yen. Pound nei confronti dello yen che eh, dello yen, scusate, del dollaro americano ribassista anche lui, anche lui molto indeciso. Guardate l'indecisione di queste candele, guardate gli spike, i movimenti grossi, ma sempre lì stanno le candele. E Bitcoin pure lui qui, Sornione. Ok, guardate, interessante questo, guardate come il, eh, tutte queste candele, cioè tutte le candele successive alla candela del 28 luglio, siano all'interno dell'estensione della candela del 28 luglio. Vedete, piano piano siamo scesi, scesi con candeline molto piccole. Ci siamo quasi arrivati ad appoggiare alla parte alta di questo rettangolo di attenzione. Oggi sta facendo il 3%, si è svegliato un po' in ritardo rispetto al, al Nasdaq che oggi è, è fermo, ma ci ha fatto due candeloni. Bitcoin del resto è stato fermo il 3 agosto quando il Nasdaq ha fatto quasi il 3%. E un'altra cosa interessante che volevo farvi notare, avete visto eh, le aziende che... Eh, avete visto Coinbase che cosa ha fatto? Coinbase ieri ha fatto boom, è esplosa il 10%. Bitcoin fermo, Coinbase fa il 10%. Andiamo a vedere MSTR, MicroStrategy, cosa ha fatto? Guardate, da questi minimi ha fatto il uh, 74%. Bitcoin non si è mosso. Andiamo a vedere Riot che cosa ha fatto. Riot Blockchain. Anche lei da questi minimi ha fatto il 77% con Bitcoin fermo. E allora vi chiedo, non vi sembrano strani questi movimenti? Delle aziende che sono così a doppio filo legate all'andamento di Bitcoin, Bitcoin fermo, queste aziende che fanno il 70%. A me questo sembra veramente un, un movimento particolare dei mercati. Ecco perché adesso almeno sull'azionario, preferisco stare a guardare e capire meglio che mosse devo prendere, perché io di certo non voglio essere spremuto, torniamo al titolo del video di oggi, non voglio certo subire uno squeeze, non voglio, non voglio commettere l'errore di farmi guidare dalle mie opinioni o da quello che secondo me dovrebbe accadere sui mercati. Mi voglio far guidare dal mio processo analitico, oggettivo. Dati, numeri, analisi della price action, volumi, volatilità. Volatilità tra l'altro che ragazzi sta a un passo dai 20 punti. Siamo a 21,74. Questo è il VIX volatilità che si è... Guardate quanto si è abbassata. Era già successo, era successo qua a marzo e poi è riesplosa. Ripeto, questa volta le volatilità basse sono episodiche mentre la volatilità alta è stata eh, tendenziale. Bene, andiamo a vedere se c'è qualche domanda ragazzi ehm, qui sulla chat e eh, così in questi ultimi 5 minuti, minuti rispondo a qualcosa che mi avete chiesto. Allora, andiamo a uh, vedere. Uh, Domenico mi chiede uh, che dati controlli... Marco, che vuol dire Domenico che dati controllo? Uh, controllo tanti dati. Mm, controllo più di 40 dati macroeconomici al mese per ogni paese. Tanti dati. Uh, Edoardo mi chiede conflitto Cina-Taiwan. Non me ne frega niente del conflitto Cina-Taiwan. Non faccio trading sulla geopolitica. Non faccio trading su un aspetto che non può essere statisticamente controllato. Assolutamente no. Cosa ne penso dell'esistenza degli alieni? Grazie della domanda. Luca, Beh, sarebbe da folli pensare che non, esi non, es non esiste un'altra forma di vita oltre la nostra. Allora, eh, eh, Sonia mi chiede: correlazione tra Veglio e Groza? Sonia, ma è piuttosto semplice, cioè, nel senso, io te lo faccio sicuramente vedere. Ma eh, la potete tranquillamente eh, guardare voi. La, la situazione è che le value company in questo momento, eh, cioè il, il mercato sta salendo. Secondo voi come chi lo sta spingendo? Lo stanno spingendo le growth company. Quindi il valore, il rapporto di forza relativa tra value e growth ritorna ai prezzi che aveva visto a marzo. Eccolo qua. Quindi forte debolezza delle value, ma è normale. Se il mercato sale, le value stanno soffrendo rispetto alle growth. Allora, Marco mi dice analisi tecnica su IVZ. IVZ. Mercato ribassista, ovviamente Marco. Tra l'altro molto bella come la media a 200 e a 50 sta agendo da resistenza a questi prezzi. E adesso siamo in uno di questi altri momenti qua. Cioè, dal punto di vista probabilistico, per me fanno fede più questi punti, quello che è successo qui rispetto a pensare di andare long. Io non, non, non vado, piuttosto sto fermo, piuttosto sto fermo. Non mi va di andare contro tendenza. Guarda quante strutture possibili resistenze il prezzo incontrerà. Guarda, questa è una, ci sta adesso. Questa è un'altra, uh, questa è un'altra, questa è un'altra. Guarda quante resistenze ci sono. Quando vai contro la tendenza, eh, sei eh, io. Ho un vantaggio statistico che non mi piace avere punto Filippo mi, mi chiede GDX eh, sono i gold miners gold miners che soffrono tantissimo e probabilmente anche più di quello che dovrebbero poverini però a noi non ci interessa stabilire perché così tanto a noi a me quello che mi interessa sapere è solo siamo in profondo territorio ribassista guardate non c'è nemmeno stato un ritracciamento primo impulso Qui c'è stato un piccolo ritracciamento che si è stampato sulla media 200 periodi e poi boom non siamo più tornati indietro questo è semplicemente una compressione del prezzo che, che analisi vuoi fare qua qui io non avrei nemmeno ancora il segnale per andare short di certo non cercherei nessun segnale long guarda che quanto stanno soffrendo i, i il mercato ok allora uh... Andiamo a vedere. Allora, andiamo a vedere qualche... Nessuno, uh, nessuno nota che DJP... E, eh, eh, Adriano, forse non ti guardi le nostre dirette, non sei qui. D DJP lo faccio vedere praticamente un giorno sì e un giorno no. Quindi ne abbiamo abbondantemente parlato dello storno che c'è stato sulle materie prime assolutamente tutti i giorni ne parliamo uh, uh, Marco dove trovi tutte le notizie e gli studi che condividi uh, con noi su Insta, Telegram uh, ragazzi vi ho già parlato di, di notizie io le notizie uh, vado uh, ho un approccio uh, proattivo alle notizie, sono io che le vado a cercare non sono le notizie che mi cascono addosso e, e vado a cercare quello che mi serve sapere i dati macroeconomici è facile perché basta andare sugli uffici statistici dei vari paesi. Istat per l'Italia, BLS per l'America, per esempio, per i dati del lavoro. Eh, ogni, eh, ogni paese ha il proprio ufficio statistico che rilascia i dati. È semplice. E poi mi vado a cercare le notizie che mi servono in base a quello che sto monitorando. Il resto per me è rumore di fondo. Il resto non mi interessa. Mi fa solo perdere tempo. Mi confonde le idee. Lo mantengo lontano. Uh, Nicolò mi chiede: Marco, cosa pensi farà oggi il DXY? Oggi il DXY. Vediamo un po' se riesco a vederlo dalla palla di cristallo. Eh, deve essere rotta. Mannaggia, non. Niente, mi dispiace, Nicolò non, eh, oggi la palla di cristallo mi sa che sta in ferie, quindi non, eh, non saprò dirti che cosa saprà fare del resto io il futuro non lo so prevedere, ragazzi grazie mille per l'attenzione, vi auguro un fantastico weekend, eh, io sto preparando il video per il fine settimana che so, sono sicuro sarà un video molto interessante noi ci vediamo sul canale Telegram oggi pomeriggio vi andrò a commentare quello che sarà il numero del non far payroll e, e quello che faranno i mercati vi ricordo che ho ricominciato a postare su TikTok, quindi fatemi sapere, datemi un feedback sui video che sto eh, postando su TikTok e ci vediamo come al solito su Instagram. Quindi grazie mille della partecipazione, buon trading a tutti. Ciao.